Voglio essere un figlio del regno. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo insieme, proclamiamo la parola del Vangelo di oggi. Matteo 13, 36, 43. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Amen. Carissimi amici, in questa parabola e in questo discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi nel Vangelo secondo Matteo, noi troviamo la spiegazione da parte di Gesù in disparte ai suoi discepoli della parabola della zizzania nel campo. Certamente è una parabola di tipo escatologico, cioè che riguarda la fine dei tempi, il giudizio universale. Ma è una parabola che guarda anche all'attualità, alla nostra vita reale, a come noi viviamo la nostra fede e ci comportiamo. E siamo chiamati da Dio ad essere figli del regno, ad essere come giusti che splendono come il sole nel regno del Padre, qui sulla terra. Ciascuno di noi è chiamato ad essere portatore di comunione. La comunione con l'uomo viene dalla comunione con il Padre. Non può esserci una relazione umana sana, buona, sincera e con l'agape di Dio senza la comunione con lo Spirito Santo. È solo un'illusione. Ecco perché abbiamo bisogno ogni giorno, come figli del regno, di risplendere, ma soprattutto di essere abbagliati dalla luce di Dio e della sua parola. E qui c'è una contrapposizione. Nel mondo ci sono anche i figli del maligno che portano la zizzania. E il nemico che ha seminato questa zizzania è il diavolo. Diavolo in greco significa colui che divide, che vuole dividere l'uomo da Dio e vuole mettere le tenebre tra l'uomo e Dio, in modo che l'uomo sia cieco e non si accorga della presenza di Dio. Noi, in quanto figli del regno, abbiamo un compito: portare la comunione. Quindi lungi da noi la divisione, il parlar male, il giudicare, il puntare il dito. I figli del regno sono coloro che portano la pace, la luce, la comunione, la collaborazione. Se vuoi essere un figlio del regno, se sei davvero un discepolo di Cristo, sei anche un figlio del regno. E il compito non è agire come gli altri, dividere, accusare, giudicare, brontolare, mormorare dal mattino alla sera su tutto, su tutti, su se stessi, sulla politica, sulla società, sulla guerra. E poi con la propria vita quotidiana fare lo stesso. Il figlio del regno, il discepolo di Gesù Cristo, porta pace, amore, comunione, collaborazione. Ecco in che cosa consiste oggi la nostra missione. Dovunque tu sarai oggi, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, sii un figlio del regno. Brilla come la luce di Dio. Non viene da te. Spesso c'è la giustificazione più forte, più grande che tutti ormai usano: è difficile.
non ce la faccio, ma è difficile. E lo ripetiamo all'infinito per giustificarci di uno sforzo che non vogliamo fare o di una preghiera che facciamo male. Allora pregate insieme con me per chiedere allo Spirito Santo la forza di essere figli amati di Dio e del suo regno. Spirito Santo, vieni, entra nel mio cuore. Riempilo di te, riempilo del tuo amore. Spirito Santo, voglio essere una luce oggi, dovunque io sarò, dovunque io andrò. Spirito Santo, guida il mio cammino e donami di portare la testimonianza con il mio agire, il mio parlare, con il mio pensare, affinché gli altri attraverso di me facciano esperienza di te. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricevete allora, carissimi, lo slogan di oggi. Voglio essere un figlio del Regno. E per esserlo invochiamo lo Spirito Santo, ascoltiamo, proclamiamo la sua parola e dovunque saremo e andremo portiamo la pace di Dio. Grazie per avermi accolto, un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Coinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link, delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.